Lo shard è tornata. È tornata. Ma ma, ma noi non no. abbiamo pregiudizi, quindi mi approccerò a questo nuovo video molto controverso, devo dire, della nostra amata Chim Drap versus Luca Argentero. Non capisco perché ci siano così pochi spettatori. Ho la vaga impressione che non sia arrivata la notifica perché abbiamo streamato un po' tardi ed è prestino. Oh, intanto mi devo iscrivere. Ma che Subito. Stiamo scherzando. Comunque, due settimane fa sono stato coinvolto in un buon esempio di contraccessione orale. Ho chiesto ad una ragazza di venire a letto con me. E lei ha detto di no. È arrivata. Boh, non lo so, forse saliranno adesso. Forse è arrivata un po' in ritardo, quindi sta in ritardo pure il counter. Niente, insomma, Instagram, che è fondamentale ormai per questo lavoro, ha raggruppato una serie notevole di messaggi contenenti questo video. Oltre quello di Muriel che abbiamo commentato oggi. E diciamo che rimaniamo su quei lidi. Eh? Rimaniamo su quei lidi. Arriva in ritardo. Sì, sì, va bene, va bene. L'importante è che arrivi. Andiamo subito a vederlo, anche se volevo aspettare un po' il delirio, ma va bene così. Chi è questa persona? Scusate, eh. Grazie, Fezzec. Vi ricordo che da oggi, per tutto il mese, c'è lo sconto del 50% sui sub. Avete capito? Non pagate un cazzo. Allora, questo video si chiama L'intervista di Luca Argentero, parità in real life, numero 27. Eh, vediamo un po'. Vediamo un po'. Cosa dice la nostra cara Cime Drapo? Quando raduna la Lido, l'Angolotture, possibilmente, va bene. Ciao a tutte e ciao a tutti, ritorno brevemente. In realtà, il vero ritorno è domani, domani ricomincia a Parità in pillole. Ma ho deciso di fare questo video oggi in realtà un po' perché me lo avete chiesto. Ieri ho letto, grazie al mio amico Emilio che mi ha mandato questo screenshot, un pezzo di un'intervista che ha rilasciato Luca Argentero. E io quando l'ho letto mi um, si è un pochino accaponata la pelle e ne ho parlato e ve ne ho parlato sulle storie di Instagram. Uh, solo che, come sapete, le storie di Instagram durano 24 ore e non mi sembra il caso di fare un highlight Luca Argentero mi sembrerebbe un po' troppo e quindi ho detto come posso fare per far sì che le persone mh, recuperino queste mie riflessioni perché in tanti mi avete detto cavolo come faccio per ricondividerle, come faccio per far sentire questo tuo discorso ho detto ok facciamo così, faccio un parità in realtà basta fare un video screenshot da Instagram comunque questo a titolo informativo si vede che è un pubblico decisamente pensante ci arrivo pure io che sono un super tech -blin. Che eh, torna utile, era una rubrica che non riprendevo da un po' di tempo. Ma torna utile, e così eh, in sostanza quello che vorrei fare è un'analisi del testo, perché secondo me è la cosa più semplice da fare. Un'analisi del testo, oh, mo' ci divertiamo! Mi piacciono tanto le analisi del testo, sapete. Mi piacciono tanto, come le femministe, quando non parlano e leggo il pezzo di intervista di cui stiamo parlando ah faccio una premessa eh, io non voglio andare contro nessuno nel senso che non mi interessa eh, parlare male di Luca Argentero affinché lui venga fustigato nella pubblica piazza non mi interessa quella roba lì non mi interessa andare a parlare della persona a me interessa andare a parlare di che cosa oh, però non è funziona in queste frasi che... l'apparecchio bianco ragazzi ha il suo perché ha il suo perché, niente male. Alla Ugly Betty ci sta pure qualche categoria porno. Con, con l'apparecchio, ottimo, ottimo, guadagna. Punti Luca Gentero ha detto, ma che evidentemente non è l'unico a dire. Lui ha una responsabilità in più perché ha un pubblico più ampio. Ci arriviamo alla fine. Tuttavia, dire... ma che cazzo è sto, sto spam di Benson, <ride> <ride> devastante. Tristemente, non è l'unico che la pensa così, quindi faccio questa analisi del testo, tra molte virgolette, eh, sperando che possa servire a tutte quelle persone che <ride> quell'altro a un certo quelli. punto della loro vita hanno detto delle cose che somigliano molto a quelle che ha detto Luca Argentero. Quindi procediamo Top fuori fuoco. Eh, stava parlando, evidentemente, della sua compagna. Non so se sia la sua compagna o sua moglie, comunque, della persona che è una donna con la quale ha una relazione. E dice: è affettuosa. Ha un modo anche un po' antico di prendersi cura. È molto poco femminista. Mi spiego meglio: è un'imprenditrice. <ride> eh, ragazzi, ragazzi, è molto poco femminista. Ci Triggered proprio. Gli si è letto negli occhi. Cioè, è bellissimo. Guarda, guarda, super impegnata nel suo solo... E dice: è affettuosa. Ha un modo anche un po' antico di prendersi cura. È molto poco femminista. Mi spiego meglio. È un'imprenditrice super impegnata nel suo lavoro, ma al tempo stesso le piace occuparsi della casa e ricevere le attenzioni che sono dovute a una donna, farsi coccolare. L'ossessione per la gender equality. La gender equality ha rovinato il romanticismo e ha inibito l'uomo che deve avere a che fare con donne sempre più forti. Allora, 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 allora. fermiamoci un attimo qui perché facciamo un'analisi un del testo comparata, va bene? Ti piace questo giochino? Allora, lui dice che la gender... Oh, ragazza, uh, qualcosa, grazie Just, ha rovinato... Il romanticismo perché ha reso le donne troppo forti. Allora, troppo forti non mi piace perché le donne non devono essere più deboli dell'uomo affinché tu, Casanova Argentero, tu, Bruto Argentero, ti debba imporre in modo cavalleresco o uh, come, come possiamo dire orsesco su di loro, orsoide su di loro, nel senso come un orso bruno. Quindi non mi piace. Però sono d'accordo sul fatto che questo neofemminismo Grazie Davide. Poi eh, sappiate che ogni volta che io parlo di femminismo in relazione a Chimedrap, per me non si sta parlando di femminismo storico. E eh... per 13 Marra. Io parlo di femminismo in relazione a tutte queste neofemministe e molte volte volutamente dico femminismo e non neofemminismo perché mi sta tremendamente sul cazzo il fatto che la parola femminismo abbia solo un'accezione positiva quando è palese a tutti che non è così, mentre la parola maschilismo ha solo neg accezioni negative. Cioè non c'è un'accezione positiva del termine maschilismo e va benissimo, però io non voglio allora che anche la parola femminismo abbia soltanto quella declinazione positiva. Dobbiamo utilizzare un altro termine: equalitarismo. Loro poi lo fanno. Perché? Perché giocano sul discorso del eh, ma attento, Marra. Attento, perché il femminismo vuole la parità dei diritti. Forse è quello di un tempo. Ma pensateci bene: quando la donna si è emancipata, ok? Quindi, femminismo. Era anche giusto chiamarlo femminismo perché tu crei due poli: maschilismo da una parte, che va combattuto dal, dal polo opposto, il bianco e il nero, dal femminismo. Perché? Perché nel femminismo, nelle donne, mancavano dei diritti. Quindi, siamo d'accordo: ci sta schieramento. E mi impongo anche con forza sullo schieramento maschilista, con lotte forti, forti, perché quando hai delle privazioni, devi batterti con tutto te stesso. In questo caso, eh, vabbè. Usiamo appunto il maschile per tutti. Uh, però ad oggi, Come questa disparità si c'è C'è in alcuni campi, ok? Disparità femminile nei confronti del maschio. Io lo dico molto spesso: che la società italiana ha ancora un fortissimo retaggio del patriarcato, ovvero i ruoli di potere, ad esempio, in finanza, religione, economia, politica sono preclusi alle donne. Ma è anche vero che una grandissima parte del femminismo sta minando. Allo, al maschio. Quindi, o facciamo la distinzione femminismo buono e femminismo cattivo, oppure leviamo dal cazzo questo termine ormai desueto, ok? Leviamo dai coglioni il termine femminismo e lo lasciamo alla storia, all'importanza storica che ha avuto. E ne creiamo uno nuovo. Piace tanto creare neologismi a queste persone creiamone uno nuovo che poi già esiste in realtà, ma diamogli un nuovo valore, egualitarismo. Ok. Tornando al discorso di Argentero, infatti sono d'accordo con ciò che ha detto lui in parte, che questa propaganda, diciamo nazifemminista, quindi la parte più brutta delle neo femministe, grazie Procione spacciatore, top nick Così perdo il filo ma ce la faccio riprendere i fili perché sono, sono un giocoliere dei fili. Uh, quindi, gran parte delle neofemministe stanno facendo dei grandissimi danni al maschio. Mo in molti casi è il maschio ad essere discriminato, il maschio bianco etero cis. Come, ad esempio, su questa bellissima piattaforma. Ciao, Seni. Ciao. Anche se non è lei la responsabile, ovviamente, ciao Twitch. Ciao, parlo a bassa voce, perché magari non mi senti. Però sappi che io, in quanto maschio bianco etero, mi sento decisamente discriminato. E infatti, ci ho fatto un video. Torniamo qui: quindi, eh, ripeto, Argentero ha detto una cosa giusta. Uh, alcune derive femministe, neofemministe, stanno facendo del male all'uomo che effettivamente si sente intimorito, ma non intimorito della parità dei diritti, quello è giusto, là sei un goblin, se vuoi solo don donna schiava e zittellava, là sei un goblin e vediamo se Argentero lo sarà, io ancora non l'ho visto, e... anzi se Argentero lo sia, se, se è un goblin, eh... però, però in parte ha ragione, molti uomini sono timorati anche a fare un apprezzamento, eccetera, perché oh, la molestia, questo e quell'altro, bisogna distinguere, porca puttana. Logica. Oltre al fatto che sì, eh, proprio questa predominanza femminile in certi ambiti, l'abbiamo commentato anche su, su un video un po' di tempo fa, rende l'uomo eh, svilito, eh, rende l'uomo un, uno da curare, capite? È da curare l'abuso. Di alcune indoli maschili, l'abuso negativo di alcune robe maschili, cioè moleste, cose del genere, Quindi sono proprio da buttare nel cesso. Ma penso che ogni persona dotata di raziocinio debba dirlo. Qualcuno mi dirà: ma allora a che serve il femminismo oggi? Serve a combattere la disparità nelle cose importanti, come ho detto prima a livello di Stato, ok? Parità in tal senso, non sminuire l'altro sesso con la falsa bandiera del femminismo, cosa che costantemente le neofemministe fanno. fermate, voglio dire ti trovi davanti una che ci prova l intervistatore o intervistatrice, non lo so, dice, è contrario non... che Argentero si sia espresso stato male l'ho detto pure eh. io eh. cioè il fatto che la donna forte intimorisce quello è brutto, che cazzo vuol dire sia allora, un goblin che c'è bisogno solo di, di donna schiava zittellava. ma l'ho detto prima, eh. magari ti sei collegato adesso poi insomma, io dire. non è che abbia sta grande stima verso il pensiero di, di Argentero, eh a volte è pure comodo, ma preferisco continuare a essere l'uomo della coppia, il maschio, portarti un fiore, invitarti a cena, non mi va di scontrarmi Vabbè, ragà, con ma una... ma che cazzo di discorso è pure brutta, Cimetrape, non ne pensiamo, per favore. Che cazzo c'entra? A parte il fatto che è soggettivo. Ma non, non, non scendiamo, perché poi, vedete, si attaccano giustamente a questi atteggiamenti di merda. Cioè, ma che vuol dire? È come se mo, ci per una fan di Cimetrapa in dice dice vabbè, ma tu che parli, sei brutto. Che cazzo c'entra? Si offende se le apro la portiera della macchina o le verso l'acqua a tavola? <susurra> <susurra> <surra> ok, questo è il pezzo di intervista. Non Io so. l'ho letto. Ho questo detto. è il pezzo di merda. <ride> ecco qua ci siamo giocati anche in un carcintero eh, ci sono tante cose tante cose che non vanno in questo pezzo così breve di intervista eh, ieri su instagram mi sono concentrata sulle più salienti, oggi mi prendo il lusso di fare tutta l'analisi del testo perché ci sono altre cose da dire oltre a quelle che ho già detto ieri, che comunque ripeterò perché non perdo il presupposto che tutti guardiate il mio instagram, anche se dovreste allora è affettuosa mi fa piacere per te ha un modo anche un po' antico di prendersi cura io già sottolineerei la scelta della parola cura perché rimanda a uno stereotipo vecchio come il mondo cioè gli uomini sono quelli che vanno a caccia le donne sono quelle che stanno a casa e si prendono cura della casa e dei bambini il fatto che Luca Argentero sottolinei questa cosa, cioè un modo antico di prendersi cura, ci svela lo stereotipo che ha in testa Luca Argentero quando parla di donne. Le donne sono quella cosa lì, le donne giuste, quelle che vanno bene, perché poi ci parla di quelle che invece non vanno bene, quindi la fa la distinzione. Mm, mm, mm. Allora, è un po' ingeneroso. Fare il processo alle intenzioni di Luca Argentero da un'intervista di quattro righe. Però ha anche ragione su questo, in effetti. Eh. Cioè, si sarà espresso male quello che volete, però, pure prima io che vi ho detto, pure io prima cosa vi ho detto. Sembra effettivamente che lui abbia bisogno della donna in pericolo, della damigella in difficoltà per imporre la sua potenza virile. E anche a me è ricordato un po' lo stereotipo della donna schiava zitta alla lava che qua ci penso io, sculacciata sul culo e via. Quindi su questo in realtà ha ragione, però stiamo sempre facendo processi alle intenzioni su un'intervista un, cioè, un che bah, potrebbe anche essere stata interpretata male. Uh, sarebbe stato meglio avere un video. Già dal linguaggio non verbale, magari il linguaggio del corpo, cap avrei capito qualcosa in più, probabilmente. Poi è chiaro che lei fa gioco, no? Mettere un altro nemico nella casellina perché poi loro ragionano così, no? Eh, mentre magari uno può scherzare come il sottoscritto, cimetrap è un po' un meme, ma per me non è assolutamente un nemico. Sono semmai abominevoli alcune idee, certo, alle volte può essere un pericolo, sono d'accordo, però. Non è che, cioè, se da domani, cazza, grazie Martina, se da domani, o anche in questo momento, Cimitarra dicesse delle cose che condivido, non è che a, a prescindere perché l'ho bollata come nemico, deve aver per forza torto. Infatti, non ho problemi nel dire che in questo caso può aver ragione. Però, però, anche fosse, in questo, visto che sta facendo lei l'analisi del testo, in questo caso non può essere una semplice preferenza cioè non ha detto in realtà nulla di così grave, ha detto la mia donna è così, mi fa piacere che mi dà queste attenzioni, eccetera. Poi vediamo quando andrà a criticare invece un altro tipo di donna, vediamo un po'. Però una donna che ok, così mi piace, va bene genere, ma così mi piace, è una donna che invece non mi piace. Non mi sconvolge Grazie, il fatto che eh, per Luca Argentero sia eh, un plus Uh, stare con una donna che uh, ha questo modo antico di prendersi cura. Non che non vada bene avere un tratto materno, non va bene pensare che ce l'abbiano solo le donne, che sia una caratteristica solo femminile, per cui se ce l'hanno le donne è bello, se invece ce l'ha un uomo, sei subito. Giusto, vabbè, questa è una distinzione giusta. Non è detto che Argentino pensi questo, in realtà. Mh, però è giusto. Eh, ma anche lì, finché parla di gusti Della donna con cui si accompagna So cazzi di Argentero Stona un po' Quando poi Argentero parla di uh, Altre donne che non sono la sua Cioè, se sembrava effettivamente Dalla sua frase un po' Meno male che la mia donna è così Le altre stanno un po' fuori, ok? E ripeto, eh, va analizzato così cioè, eh, Sono tutte ipotesi uh, Facciamo una cosa Uh, non facciamo un processo a Luca Argentero come sta facendo lei anche se ha detto di non volerlo fare, va bene. Quindi più che un'analisi del testo, del pensiero di Luca Argentero utilizziamo le parole di Argentero per fare un discorso più ampio, che mi sembra una cosa più intelligente. Quindi abbiamo capito che um, questo discorso va bene, quindi non è che una donna solo deve essere curatrice e l'uomo deve essere il virile orso, si può anche invertire il ruolo senza paura della virilità mancata, siamo d'accordo, e... Um, Ok, che il femminile, da parte mia, questo non dice Metrop. Eh, non sono d'accordo con lei. Quindi, che il femminismo, il neofemminismo abbia e come eh, danneggiato l'uomo, ma non perché l'ha reso meno forte nei confronti delle donne, ma eh, perché la donna è diventata più forte in termini virtuosi, ma perché sta, eh, questa mentalità sta costantemente svilendo l'uomo affinché si crei un nuovo patriarcato, ovvero un matriarcato: cioè stanno facendo esattamente ciò che è stato fatto loro: una discriminazione. In moltissime occasioni bella e buona. Quindi ehm, stiamo commettendo noi umanità lo stesso errore che abbiamo già commesso con il patriarcato. Identico. Identico. un uomo, e, e secondo me sarà un po' rientrato. È molto poco femminista. Ecco, qui io mi voglio soffermare un attimo perché io non credo che lui l'abbia capito e neanche tantissima altra gente. Dire di una persona che è molto poco femminista è insultarla. Il femminismo, una persona femminista, è una persona che ehm, vuole raggiungere la parità sociale politica ed economica tra i sessi. Il femminismo dice che dobbiamo ricordarci che le donne sono degli esseri umani. Sì, lo dice, ma nell'atto pratico non lo fa, almeno per quanto riguarda te. Almeno per quanto riguarda te. Poi qualcuno mi dirà, ma ha fatto un video dicendo che la mascolinità tossica fa male anche agli uomini, ma perché fa gioco a te? Quindi quando fa gioco a te... Mettere la parolina anche a favore dell'uomo va tutto bene, in modo che poi siamo parati. E possiamo utilizzare a sproposito il termine femminismo, perché, eh, ma per la parità, siamo tutti uguali. E invece no, perché quando ci sono dei problemi di disparità, lei parla di parità in pillole, giusto? Parità in pillole, quindi perché sul canale di questa ragazza, dopo lo andiamo ad analizzare, non ci sono praticamente mai, mai, se non quando fa comodo a lei dei video che vadano a sottolineare la prepotenza di alcune azioni neofemministe? Perché? Perché ChimDrap non è venuta sotto il mio video in relazione a Twitch ed il sessismo e mi ha detto... Perché? Perché non ha fatto un video sul tema? Perché non ha fatto un video su accuse di molestie? poi uh... Diciamo uh, Davanti alla legge Ritenute false Perché? Perché non gliene frega un cazzo Non fa il suo gioco ovviamente no. Però è sempre bella la tarantella Del femminismo Si batte per i diritti No forse una volta Anzi secondo me nemmeno una volta Parliamoci chiaro ragazzi Il femminismo di un tempo Perché poi secondo me c'è stato anche un errore proprio linguistico Seguitemi Allora il femminismo, come ho detto prima, è nato perché c'era una mancanza, una disparità di diritti. Siamo d'accordo? Da una parte il maschilismo, quindi il femminismo, ok? Si è imposto come, polo, come eh, polo oppositore al maschilismo per ricercare una parità, effettivamente, ma tirando acqua al suo mulino. Ma in quel caso era giusto perché tirando acqua a quel mulino levavi l'acqua in eccesso dall'altro. Quindi si è raggiunta una sorta di parità, più o meno, insomma. Qualcosina si è guadagnato Ok Ma ad oggi Dove ci sono ancora delle disparità Ma sono delle disparità abbastanza eque Cioè ci sono disparità uh, Sessiste nei confronti dell'uno e dell'altro Quindi o il femminismo Fa meno la presa per il culo E si occupa davvero delle disparità Che ci sono anche nei confronti del maschio bianco E dello cis Oppure Prendiamo atto che il femminismo Che femminismo Is the new maschilismo questo è, questo è quello di prima ondata. Sì, sì, ma l'ho detto, Anna, guarda, poi sei entrata adesso. Ho detto che eh, distingo quello che è stato fondamentale nel corso della storia per raggiungere determinati diritti, e quello è santo però ad oggi, secondo me, viene usato a sproposito il termine femminista. Poi, Anna, tu forse sai anche più di me. E non mi piace, però, neppure utilizzare questo termine neofemminista, nazi femministe, di ultima ondata. No. Perché loro si chiamano femministe, chiamiamole femministe, però mettiamo in conto che quel termine ha cambiato, ha un'altra declinazione adesso che è negativa, molto spesso, molto spesso. Quindi io le chiamo femministe perché ad oggi loro utilizzano questo termine, Lo chiamiamole come vogliono. Però allora, se voi vi riconoscete nel femminismo, il femminismo è anche questo, è anche la disparità <ride> che molto spesso voi fomentate per i vostri interessi e poi create queste lotte. Queste lotte stupide tra maschi e femmine. Il Femminismo è di prima ondata, ma già il femminismo di seconda ondata, gli anni. Porgeva attenzione sulla differenza. Eh, 50 e poi. Sì, sì, no, no, ma io parlo proprio di quest'ultimo, Anna. Eh. Di, di, di questo pseudo neo femminista Ok? Grazie, T pain Ciao, Marrakesh. Appena non mi stai tanto simpatico, ma apprezzo la tua onestà intellettuale. Va benissimo, tesoro. Non, de non devo starti simpatico, l'importante è che trovi interessante ciò che dico. Quindi vanno trattate come tali. Dire a una donna sei molto poco femminista è insultarla, ma anche dire a un uomo sei molto poco femminista è insultarlo. Mi spiego meglio, è un'imprenditrice. Dipende di che femminismo stiamo parlando. Ripeto. Cioè, parlare del femminismo storico, quello di cui parlava anche Anna, ok? Non ha senso oggi. Siamo d'accordo? perché ha già fatto quello che doveva fare. Ci sono altre battaglie ancora da combattere, eh? ma le tante battaglie che devono affrontare le donne, ad esempio in Italia, allo stesso modo devono affrontarle uh, gli uomini in altri campi, capite? E quindi dire a Davide Marra, uh, non è femminista, beh se il femminismo è questo, meno male. Io non mi riconosco nel femminismo di Cimea Daraba, se mi permettete. Femminista di un tempo? Non posso essere femminista di un tempo. Chi non mi sono battuto per quelle cose. Non ero nato. Quindi, di che cosa stiamo parlando? Essere femministi è una grandissima cazzata. Se vuoi batterti per la parità dei sessi, non chiamarti femminista, ma umanista. Ma sì, ho detto egualitarismo. Ma poi, cioè, ragazzi, a me poi questa cosa fa un po' incazzare. Eh? Eh, uh, camera 2 a caso. Fa un po' incazzare questa cosa. Ma c'è davvero bisogno di queste etichette di merda? Lo so che è una frase che si dice spesso, eh. Però, ma basta usare la logica, porca puttana. Cioè, mi sembra logico che entrambi i sessi debbano avere gli stessi diritti. E combattiamoli quando non ci sono, uomini o donne che siano, ma io mi faccio problemi se vedo una disparità uh, di trattamento nei confronti di un uomo o di una donna. Ma che cazzo me ne frega? Se è un atteggiamento sessista, è un atteggiamento sessista che va debellato, punto. Non è che mi devo chiamare femminista. Se voglio battermi, ad esempio, eh, per la non esclusione delle donne nel campo politico, nel campo amministrativo, finanziario, religioso. Non è che sono femminista. Sono davide marrista. Sono. Un, utilizzo la logica. Quanto senso ha attaccarsi ai termini? Ha senso per loro. Ha senso per loro perché creano delle, uh, delle entità. Capite? Creano delle strutture e ogni struttura ha bisogno di ruoli, ha bisogno di etichette, ha bisogno di bandiere, ha bisogno di adesivi, ha bisogno di copertine per libri. Cioè, e questo è il problema. In un mondo ipotetico e utopistico, non ci sarebbe ovviamente bisogno di Cimetra, come forse nemmeno nel sottoscritto, no? Che ve devo dire, ragazzi? Purtroppo, così facendo, ripeto, si amplificano le disparità. Perché beh, a lei fa gioco, non è chiaro il personaggio femminista? Cioè la bandiera delle donne, viva le donne, no, viva gli esseri umani! E viva gli esseri umani! Questo? Abbasso le disparità! Eh, ma il femminismo e l'egualitarismo? No! Dimostramelo! È impegnata nel suo lavoro, ma al tempo stesso le piace occuparsi della casa. Ok, a parte che forse... Tranne mia nonna, non lo so quanto questo mi piace occuparmi della casa sia vero. Cioè, non lo so. Vabbè, ma non è che lo sai te, cioè, se, se lo dice lui che ha il compagno, saranno cazzi suoi. Vabbè. A parte mia nonna, poi. Rispetto per tua nonna. Probabli può essere. Non ho ancora trovato, però, una che dica: Ma è quanto godo quando dopo una giornata di lavoro devo andare a casa e devo pulire. Io che bello, non lo... <ride> <Cringersi>. <ride> Comunque non è godere. Cioè, non è che io godo mentre lavoro. Magari ci sono delle coppie in cui i ruoli sono quelli, grazie Fai Zec, sono quelli perché sono comunemente condivisi. Quindi Davide Marra, eh, con una sua ipotetica fidanzata, ad esempio Cim eh, Davide Marra può lavorare tutto il giorno, tornare a casa e lei si occupa della casa o viceversa. Potrei fare anch'io il casalingo, no? Che ne pensi? Però vabbè. Diciamo che va bene. Poi la cosa intelligente da dire, non questa stronzata, è: uh, sì, basta con lo stereotipo ovviamente, donna, schiava, zitta e lava, ma questo mi pare che sia già evidente. Cioè, il fatto che ormai tutte le donne praticamente lavorino tanto quanto gli uomini è fattuale ed è. Uh, diciamo che questo si è ottenuto non grazie ad una parità di diritti purtroppo, ma si è ottenuto involontariamente per la crisi okay? quindi le, non ci sono mh, non sono più state possibili le famiglie della donna che rimane a casa con i figli a gestire le faccende e un uno solo della famiglia che lavora, ovvero l'uomo per colpa della crisi tutte e due le persone ho, hanno cominciato a lavorare, però quindi nella, uh, diciamo, il bello del brutto è che la donna comunque si è emancipata da questo punto di vista Ancora trovata Però beh, eh, il mondo è pari Qua eh, Saurwolf dice La disparità esisteranno sempre oh, oh, Che cazzo sta mostra Le disparità esisteranno sempre uh, Non siamo tutti uguali per un cazzo È una natura stessa che ha creato una disparità tra uomo e donna Ragazzi Le parole sono importanti Chi di voi in chat Sa correggere questo errore? Cazzo dice studente, non siamo uguali, ma siamo pari. Oh, ok. La differenza è un valore, è la bellezza, va bene? La disparità è un disvalore che va combattuto. Quindi dire la disparità esisterà sempre forse è vero. Purtroppo, però, aggiungerei la differenza esisterà sempre tra uomo e donna. E ciò, ed è anche ciò che loro vogliono eliminare. Vogliono un uomo che non sia più uomo, di fatto. Ok? Mm, al massimo si devono limare, non è neanche limare, si devono eliminare dei comportamenti uh, dannosi e dei problemi a livello di società, di Stato. Però non deve diventare una donna dal punto di vista delle abitudini di altre cose. Se vuole. Può fare il cazzo che vuole e anche la donna, se vuole, può avere le abitudini maschili. Le... Quello che cazzo le attitudini maschili è chiaro. però l'intento matriarcale, che non vedo per forza in cimetra, ma in generale, è trasformare il mondo tutto okay, ad immagine e somiglianza della donna, cosa che ha fatto anche il patriarcato. Anzi, il patriarcato ha trasformato tutto il mondo uomo e la donna sotto a supportare. Eh, quindi è un commento molto sbagliato. Le disparità vanno combattute. Le differenze sono invece la bellezza eh, di avere uno il cazzo, uno la vagina e, e organi anche entrambe le cose assieme no? per gli ermafroditi. A livello sociale dobbiamo essere pari, esatto. D'accordo. Mi piace occuparsi della casa e ricevere le attenzioni oh. che sono dovute a una donna. Farsi coccolare. Qui Luca comincia a ehm, di spiegare l'idea di donna che lui ha in mente, che è uh, quella che De Mara non fare il suo stesso errore. Non dire loro: intendo le donne e le femministe perché quello che vogliono annullare, l'uomo non sono la maggioranza, no, no, no. Ho detto loro indicando drap. cioè le neo quelle che io uh, identifico come neofemministe negative. Non tutte le donne, ci mancherebbe altro. siamo matti, <ride> oh, grazie a Dio, no. Per fortuna. Questa mentalità ancora non è diffusa così tanto, no? Ci mancherebbe altro. Ricevere attenzioni, no? Attenzioni che sono dovute a una donna. Questo si chiama sessismo benevolo. E dopo ci ritorniamo. C'è quel sessismo brutto che dice le donne sono tutte delle troie. E c'è quel sessismo benevolo che dice le donne non si toccano neanche con un fiore. Che però ha un rovescio della medaglia tremendo. E cioè, poverina, piccolina, cicina, lei ha bisogno... Giusto, giusto, su questo sto perfettamente d'accordo. Ci sta, ci sta. Eh, questa cosa qua è stranamente molto intelligente, ma l'aveva utilizzata anche in un altro caso eh, nel famoso video con belle di faccia che abbiamo tirato fuori anche oggi. E l'ha detto una cosa molto intelligente e molto vera dal mio punto di vista: che diverse persone utilizzano la scusa eh, per, parlando delle persone grasse, utilizzano la scusa del ti fa male alla salute per insultare. Sono perfettamente d'accordo. Cioè, eh, utilizzano la barriera dello sto dicendo per te, in realtà, trincerando dietro mh, una frustrazione o comunque una voglia di buttare in faccia del male all'altra persona. Sono d'accordo, ottima, ottima, ottima cosa. Di la differenza che la natura ci ha dato sono i genitali. Il cervello credo funzioni ancora nello stesso identico modo. No, cioè, il cervello, in generale, l'essere umano è quello, però ci sono anche in virtù delle differenze biologiche ed ormonali, sostanziali differenze. E poi ovviamente non è che tutti gli uomini sono uguali, tutte le donne sono uguali, però eh, anche in virtù della diversa struttura degli organi sessuali e quindi anche degli ormoni, tendenzialmente in percentuale eh, l'uomo e la donna hanno comportamenti un po' diversi, hanno eh, indoli un po' diverse, ripeto, sempre in percentuale. Eh, oh, oh, vi ho spiegato anche l'altro giorno il discorso del testosterone, no? che molto spesso è legato all'aggressività, è legato ad un discorso di leadership. Questo non vuol dire che una donna non può essere aggressiva, non può essere una leader. Però eh, gli ormoni e alcune eh, oh sostanziali, cazza, grazie Rano Teca, alcune sostanziali differenze eh, di organismo impattano anche ovviamente sulle azioni. Di il un positivo è molto peggio di quello negativo in quanto rende normale un concetto che viene spacciato per verità assoluta. Ok, a proposito di questo, ho visto A te il pianeta delle donne di Fellini: si chiama La città delle donne. Sono contento, però l'ho trovato interessante, ma non l'ho trovato intrattenente fino alla fine. Off topic, ma neanche tanto. Allora, sì, La città delle donne di Fellini è un bellissimo film per quanto riguarda il contenuto. Sono d'accordo con te, uh, a livello di intrattenimento, non è il massimo. È un po' pesantuccio e fa parte degli ultimi film di Fellini che purtroppo a livello formale sono meno belli come anche la voce della luna questo perché ehm, la maggior parte delle persone vicine a Fellini erano o morte o erano andate via quindi direttore della fotografia, sceneggiatore ehm, costumisti che erano poi il cast pazzesco che ha creato quelle cose in inimmaginabili come 8 e mezzo, la dolce vita, il casanova eh, amar cord eh, il satiricon quindi è fondamentale anche quest, questa, diciamo, la storia, di Fellini, la storia cinematografica di Fellini ci insegna anche questo: che un grande artista come Fellini, un grande genio, non è nulla o comunque è poco senza il suo staff. Infatti, la bravura di un regista è proprio quella, essere un grande direttore d'orchestra. E ciò che è successo anche a Argento, quando poi nel tempo ha perso i collaboratori bravi, ha fatto film di merda, poi anche perché Argento ne affellini, eh, nonostante sia, stato, sia ancora è vivo un regista enorme, però pure lui ha sofferto di questi problemi. E la città delle donne, però, vedetelo, perché spiega esattamente l'ipotesi eh, distopica di una deriva nazifemminista nella società. Ok, quindi c'è una società ipotetica dove c'è un matriarcato. Ok, quindi un patriarcato al contrario quindi con le donne e fanno quelle donne esattamente le stesse cose che hanno fatto gli uomini nel patriarcato quindi prendono per il culo l'uomo che Mastroianni ha invecchiato un ruolo fantastico eh, lo sviliscono dal punto di vista sessuale e eh, tante cose insomma è un film interessantissimo uh. di essere sostenuta perché da sola non ce la fa e quindi ad esempio non le facciamo fare una serie di cose perché poverina da sola non ci arriva Tipo votare hm? così esempi di fantascienza, cose che non sono successe nella vita, hm? vabbè, ci sta e io ho un problema con questo: le attenzioni che sono dovute a una donna. Le attenzioni non sono dovute a una donna. Se sei in una relazione, le attenzioni sono dovute alla persona con cui sei in una relazione, indipendentemente dalla sua identità di genere, giusto? Non è una questione, non è facciamo una questione di genere, facciamo una questione di saper stare in relazione. Hm? Sì, ci sta, anche se io non do attenzione a nessuno. Chi è questa persona? Scusa. Grazie, ehm. Palma. Infatti non ho relazioni stabili. Oh. Scusa, ma hai ragione su tutto. Sì, comunque ha ragione, ovviamente. L'ossessione per la gender equality ha rovinato il romanticismo. Eh, dire l'ossessione per la gender equality è un po' come dire ah, questa ossessione per i diritti umani. Mm, no, 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 no. L'ossessione è intesa la deriva, la deriva eh, di queste neofemministe. Non so se abbia rovinato il romanticismo, sicuramente ha fatto dei grossi danni. Ha svilito il maschio bianco etero, su questo non c'è alcun dubbio. Non c'è alcun dubbio. Direbbe una cosa del genere perché suona immediatamente come un pazzo. A Marta, basta che respiri, no? A Marta sì, dovrebbe essere il mio pseudonimo da donna. Se mai vorrò cambiare sesso, no, in realtà, no, ragazzi. Cioè, sono selettivo, l'ho detto mille volte, però ho un solo criterio di selezione: mi devono arrapare. Se mi arrapano, si tromba. Se, se lei vuole, ovviamente. Poi, vabbè, Se non vuole, resistere al cloroformio, comunque. Invece, qui si può dire l'ossessione per la gender equality. Oh, sì, questa, questa tremenda ossessione che abbiamo di volere la parità tra i generi perché pensiamo di essere tutti meritevoli di rispetto e opportunità. Oh, che volgarità, l'ossessione per la gender equality. Ha rovinato il romanticismo. Ora, dire che l'ossessione per la gender equality ha rovinato il romanticismo significa relegare il romanticismo a una questione di potere dove l'uomo deve essere quello forte che um, salva, che si prende uh, cura, nel, non nel senso materno del termine, eh, ma nel senso protettivo, nel senso tu sei la mia donna e vedrai che con me tu starai bene, e mentre invece la donna è sempre quella poverina che è debolina, deve farsi salvare, deve essere protetta. Questa visione del romanticismo vista in questo modo a te è assolutamente, sì, ragazzi. Mi dissocio. Penso che si capisca. Che era una battuta. Ines! Eh, ha perfettamente ragione. Chiaro. Cioè, sì, sta dicendo cose sensate, ragazzi. Vabbè, sono anche banalità, per carità, però ha ragione. Punto. A livello Il ragazzo di questa avrà due coglioni, mamma mia, <ride> caputtana. Bocca al lupo <ride> binaria, per cui non prende in considerazione l'idea che le coppie possano essere due donne, due uomini, persone non binarie, ma vabbè. Qui è proprio un... Vabbè, giusto, giù, perfetto, siamo d'accordo. Cima, vabbè, non ci addentriamo. però questa visione del romanticismo è maschilista proprio. Non c'è un altro termine per definirla ed è retrograda. Proteggiano l'uomo, non lo stanno, <ride> no, vabbè, io sono. Su questo, in effetti, devo stare zitto. Io sono una prima donna del cazzo. Scusa. Io sono una prima donna, cioè, non, non, non ci provo io. Sono proprio così, capita annichilito. Così. E, e aspetto che, che le donne ci provino con me. Ma succede solo perché sono bellissimo. E Purtroppo, tipo, agli insel, ai brutti, non succede. Perché? E invece alle bruttine... Uh, ma anche ai ragazzi normali, eh? cioè, non è che parlo di belli in modo assurdo come me, a quelli normali non succede quasi mai perché. Vabbè, questa è una stronzata, eh, ragazzi. Cioè, no. Sto scherzando ovviamente. Ci sono donne che fortunatamente fanno il primo passo e, e siamo d'accordo. Grande MassEO. Io non ci provo mai, casomai il contrario. <ride> A Jordan succede sempre: Jordan è una divinità, non è che ci provano con Jordan. Jordan viene venerato. Cioè, Jordan ha praticamente. Ci ho parlato pure stamattina, mi ha raccontato questa ultima sua esperienza. Allora, uh, dal suo tempio bianco è sceso stamattina con, una, uh, con un manto da giaguaro completamente nudo e 12 vergini con una foglia di fico sulla fica sono venute sono andate a succhiare il suo nettare. Ok? Non siamo più nel 1950, vorrei non ci leggendo certe robe. Ha inibito l'uomo che deve avere a che fare con donne se il problema dell'ossessione è che per molte persone certe cose eh, sono eccessive, per altre sono ovvie, tipo parità di nomi, sindaca, ministra, oppure le lotte per considerare moleste quando la gente tocca il culo di sconosciuti. Per molte è un'esagerazione. No, allora, se uno sconosciuto ti tocca il culo è sacrosanto. Sul fatto delle parole boldriniane, uh, secondo me, Uff, oddio, è un po' una stronzata, ti spiego perché. Allora, il discorso di Boldrini, no? Della Boldrini cambiare questi nomi, no? Sindaca, ministra, io credo che sia innanzitutto cacofonico, è già questo comunque va bene. In secondo, credo che faccia del male okay, al femminismo perché manda ancora più sul cazzo questa corrente, anche nei casi, come dici giustamente tu, tipo molestie, eh, in cui avrebbe ragione. Ti faccio un esempio. Perché poi questa cosa sfugge sempre. Non capisco perché questi dettagli non linguistici sfuggono dalle menti. Ma per quale stracazzo di motivo ad una persona che non si conosce, le si dà Del lei? Cazzo! Del lei! Oh, Ma, Chevez! Grazie, Davide! Entrare questo! Greve sì, greve per rispetto, eh, però io vi sto parlando di eh, differenze linguistiche, no? Le femministe si attaccano sul fatto che non esista diciamo sindaca e che si utilizzi sindaco al maschile, ma allora perché utilizziamo il lei al femminile? What scacco matto, baby! Poi, per quanto mi riguarda, la lingua si può cambiare e. Però in questo caso mi sembra inutile, francamente. Cioè, sindaca fa veramente cagare. Poi non dico che non debba esistere nel vocabolario. Eh? Però, voglio dire. Certo, poi stanno sul cazzo pure i maschi di merda. Che se quella ti dice: guarda, per cortesia vorrei essere chiamata sindaca. No, sindaco! Allora sei un coglione. È come il discorso del, che faceva anche Jordan, Jordan Peterson. La prima live su Cimetrap. Io e Simone discutemmo di questo. Uh, Jordan Peterson disse. Uh, ad un ragazzo credo adesso vado a memoria una, oh. forse una raga un ragazzo trans credo uh, vabbè, insomma aveva detto al professore mi, mi dia del femminile quando era maschile o viceversa e Peterson gli ha detto uh, io te lo do te lo do per rispetto ok? però non esiste che una legge uh, mi imponga di dirlo per forza e là ero abbastanza d'accordo con Peterson. Poi, se si è una persona educata, perché non dovrei dare della sindaca ad una persona, ad una donna che vuole essere chiamata sindaca? Non c'è alcun problema. Ci mancherebbe altro, sarei una merda io. È un discorso di rispetto. Però l'imposizione linguistica non va bene. Non va bene. Io devo, dire, io devo dire quello che voglio, tranne nel caso in cui faccio, non so, apologia, eccetera. Ma anche là lo posso dire, poi però ne pago le conseguenze. Ok? Però non mi sembra giusto pagare le conseguenze perché io ti chiamo sindaco e non sindaca. Ok? Questo è. Però ovviamente ripeto: uh, Una persona cazzo, normale, sana di mente, grande, serena, grandissima, amica mia. A addirittura. Così ha regalato due abbonamenti. Così. Com Come? C'hai i soldi da spendere. Boom! Da paura! Sì! Ma amo un botto. Top. Uh, Top uh, gentilezza Serena. Tra l'altro, è una grandissima, una grandissima femminista. No, 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 è una grandissima donna. Top Roscia, poi alla è la grande. Ho l'impressione che Hatchmetrap sia sul cazzo la libertà di pensiero di un uomo. E beh, non è che è l'impressione tu, a lei sta sul cazzo in generale la libertà di espressione. Cioè, è una che mette commenti in approvazione. Che prima del video uh, metteva il disclaimer, uh, sappi che i commenti sono in approvazione. Quindi, se stai scrivendo qualcosa che non mi piace, questa cosa non vedrà mai la luce. Poi l'ha levata dopo la nostra live, poi magari è un caso, eh, per carità. E, e poi vabbè, cioè nel senso cancellare gli insulti è sacrosanto. Io pure ogni tanto butto banno degli utenti da, dal mio canale YouTube perché dopo al settimo marra merda, sinceramente fuori dai coglioni. Eh, però anche per se mi... Grazie eh? mille. Solitamente ignoro, però può capitare uno che ti bombarda dei commenti e vedi... Nella sezione dei de, come cazzo si chiama YouTube Studio, questo che ha sette account diversi, che ti commenta così, rompe il cazzo via e levi. Però, chi ti fa una critica anche forte, anche dura, anche con qualche insultino, lascialo. Proprio perché il tuo ruolo è quello di combattere, ciò, non restare nel tuo orticello. Più forti, affermate. E qui parliamo di mascolinità fragile, un altro bellissimo termine. Uh, se l'uomo si sente inibito da una donna affermata, significa che l'uomo misura il suo valore in base a quanto riesce ad essere utile e uh, protettivo e forte nei confronti della sua donna, che diventa un appendice, una... Giusto! Brava, cazzo! Brava! Incredibile, pazzesco! Cioè, mi ha stupito più lei del discorso dei Conte. Ha detto una cosa sacrosanta, giusto. giusto. Io infatti detesto quei cazzo di Goblin che hanno bisogno di imporsi con loro lo stupida verità tossica sulla donna. E sta la donna mia! Cioè, sì, Io devo avere il lavoro, so io che devo portare i soldi a casa. Cioè, capito? Proprio quel classico maschio che io detesto, che valuta il mondo a seconda del suo cazzo, non cazzo, vero, ma cazzo in estensione, cioè dalla macchina, de, del compenso che ha, dello status, della posizione di comando che occupa, dalla forza che ha sulla sua donna, coglioni di merda, siete dei goblin del cazzo. Dovete sopperire alle vostre mancanze falliche con questa roba. Classico italiano medio, sì, sì Capito? La donna... Tipo entrare Faina, tipo faina. Cazzo è entra questo. Però è pure mezzo morto di fame il Faina, credo, non lo so, ipotizzo eh? Capito? Cioè, donna mia madonna donna mia, capito? Cioè, se non lava i piatti, capito? Cioè, ma come cazzo, è, è ma come cazzo se permettono? Mi manca di rispetto, grazie, Romanico Cioè, sono io l'uomo di casa, capito? Questo è Eh, eh brava oh, meno male Vedete, io non sono prevenuto quando dice una cosa intelligente l'applaudo a gran voce perché io confido in te. Lo so che ormai, questa è ancora dura, parlo proprio con lei. Lo so che ormai questo personaggio ti dà da mangiare. Però capisci anche tu che se davvero hai il cuore l'umanità, alcuni tuoi discorsi fanno male. Fai più discorsi di questo tipo. Puoi pure continuare col tuo personaggio Cimedraba. Certo dovresti rinnegare tante cose dette in passato, ma noi siamo qui ad accoglierti. Io mi batterò per te. Se vorrai cambiare... Ok? Se vorrai cambiare e veramente divenire una femminista nell'accezione più positiva del termine, quindi un egualitarista, io sarò qui in prima fila, a fianco a te tesoro. Ah allora, no tesoro non si può dire una donna perché se no la svilisco. Sono, sono qui con te. Video così mi piacciono. Vai, vai. Poi in un video posso anche non essere d'accordo su certe cose, eh? ci mancherebbe altro. Ma così mi piaci Vedi che fai dei progressi? Allora segui il Cerbero Podcast! Questo era ah. un po' cringe. Ecco, se il tuo essere uomo, se il tuo sentirti uomo, dipende da quanto riesci ad essere maschio a... <ride> Mascolinità, che ti è successo? Non sei più tossica, non sei più fragile! Marra al posto di Scimioterapia. Lo sapete che... Tanto Scimioterapia ormai è un pensiero, no? Cioè, una figura tipo uh, il fantasma dell'opera, tipo... Uh, vi per vendetta è una maschera Cemedarap okay, che porta in sé alcune cose. Dammi la maschera di Cimedar. La prendo io Cimedmar dammela Cime Dammela. La maschera. <ride> e quindi quanto riesci a essere in posizione di potere in sostanza, nei confronti della tua donna, c'è un problema di, di mascolinità fragile. Per cui appena trovi una donna che è. Affermata, o oh, come se fosse un male essere affermate. Se trovo una donna affermata, allora devo, oh, inibisce l'uomo. Una donna affermata inibisce l'uomo. Eh, questo è l'esempio più plateale di, di mascolinità fragile, voglio dire. Ti trovi davanti una che ci prova anche questa cosa. Abbiamo deciso che deve essere l'uomo a fare la prima mossa perché? Perché l'uomo è cacciatore Come caccia, e le donne questo. invece sono delle preme normalmente. E quindi quando ti trovi da a una, una donna che invece fa il primo passo, ti sta in qualche modo demascolinizzando. Ti... Vero, 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 stesso ci società, sta, eh. ci stanno uomini che hanno paura di quella che ci prova, eccetera. È pure vero che molte donne invece utilizzano questa scusa. L'uomo deve fare la prima mossa, quindi pure qui cioè, vabbè, un discorso troppo troppo generale, non si può, può definire. Però va bene, sì, cioè, nel senso, pure qua è chiaro che chi è intimorito dalla prima mossa di una donna è una goblin e, e le donne che si approfittano della loro condizione sono delle goblinine. Castrando, ti sta impedendo di fare l'uomo e l'intervistatore o l'intervistatrice. Grazie, Guerra. Serena dice: Peccato per la distanza, altrimenti mi piacerebbe A ah, partecipare. Ho letto tipo farmi ingravidare. Eh, beh, Selene, oh, se passi a Roma, fammi sapere che ti invito subito. No, eh, Serena, tra l'altro, con Selen, eh, facemmo una live tanto tempo fa, che sta ancora sul mio canale. Probabilmente, mamma mia, una live vecchissima, sicuro sarà cringe per me, non per lei. Però se sul mio canale la trovate Mettete Mister Marra, Selene, sicuro la trovate Forse si chiama la mia prima volta addirittura Pensa un po' No, no, Selene è una ragazza Molto, molto intelligente È contrario no, A volte è pure comodo Ride, no? La, la battutina perché è difficile rispondere, uh, sì, sono contrario alle donne che decidono che gli piace qualcosa e vogliono provare a vedere se possono riuscire ad avvicinarvi, sì, è evidente che era, era proprio un tuffo in un mare di... Io l'ho vista, cringissima ma bella, mazza Giovanni, tu sei veramente un fan di vecchia data, anzi fan no, fan mi fa cagare, un seguace di vecchia data, cringissima ma bella, è giusto, secondo me è giusto, perché effettivamente i primi video non lo cringe, vabbè, ma come tutte le cose, raga. cioè, pensate le prime volte che avete fatto uno sport particolare, quante rate imbarazzanti. E non li levo apposta quei video eh? anche per, oh. um, per, per vedere il percorso insomma, di miglioramento che c'è stato. Fa piacere rivedersi un po', perché magari uno non si rende conto, no? E quindi dice no, a volte è pure comodo, ma preferisco continuare a essere Marra, Hai mai scopato senza H? No, 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 sono, sono vergine. Grazie, non pensi che questo commento sia rivolto a un pubblico di colbinoidi e sta un po' generalizzando tutto? Ma ragazzi generalizzare è inevitabile quando si parla di queste cose. Ovviamente, questa cosa qui l'ho detto, è un po' troppo, un po' troppo soggettiva. Secondo me non bisognerebbe rompere il cazzo su questo, cioè, ognuno fa quello che vuole. Eh, bah, sì, scrolliamoci un po' lo stereotipo del romanticismo, uomo che, che prende donne in difficoltà, sono d'accordo. Eh, e basta. Eh, io vedo che nella società odierna è rimasto questo stereotipo del romanticismo nella parte che conviene alle donne, quindi la donna che deve essere cercata, portata a casa, accompagnata, offrire cena, ovviamente in percentuale, eh? e però altre cose no. Ehm, ma ripeto, si parla sempre di percentuali, si parla sempre di, di, di roba generalizzante al massimo. Quindi evitiamo, in linea di massima, basta usare il cervello. La coppia, il maschio, ecco, io qui mi sento di tranquillizzare tranquillizzare Luca Argentero e tutti gli uomini che pensano questa cosa eh, ve lo dico finché voi sarete in una relazione con una Grazie donna guerra. sarete sempre l'unico uomo della coppia sereni proprio che non, non, non c'è alcun modo di cambiare questa cosa se state in una relazione con una donna l'uomo siete voi siete solo voi tra l'altro se e se fosse una relazione poliamorosa Na, con due uomini. Zun zun, un bel menace a trua. Fate una relazione con un uomo invece. E Continuate ad essere voi e con un gender fluid. Da Magari il giorno dopo potresti ritrovarti tu, il secondo uomo nella stanza, eh? eh? La vostra logica è fallace. della coppia, ma ce n'è un altro, non siete più l'unico. E se volesse cambiare sesso. No, no, logica fallace per evitare il. Ah, quindi, se ci sono due uomini, però, uno fa l'uomo e uno fa la donna. No, fanno tutti e due l'uomo, ma non è che lo fanno, lo sono. Quindi preferisco continuare a essere l'uomo della coppia. Portarti un fiore, invitarti a cena, ma tu puoi portare un fiore e invitare a cena anche una donna che è affermata. Beh, nessuno dice, ah, io sono affermata e fiori, me li compro da sola, <ride> Se ti dice una cosa del genere, non te lo dice perché è affermata, te lo dice perché è arrabbiata per altre ragioni. Giusto, vabbè. Arrabbiata. Non mi va di riscontrarmi con una generale. che si offende se le apro la portiera della macchina o le verso l'acqua a tavola. E ci una grande. Questa è una, una d'argentero, grande... ovviamente. Cioè, chi si offende per queste cose è una, una cogliona. Oppure non gli piacciono queste cose, non le fai, punto. Cioè, non è che è obbligatorio che, tutte le donne, che a tutte le donne debbano piacere queste smancerie. La tra gentilezza e cavalleria. La cavalleria prevede una damigella in pericolo, la gentilezza prevede un'educazione ricevuta. Il problema di aprire la portiera, il problema di versare l'acqua, non è il gesto in sé, è l'intenzione che uno ci mette. Perché? Se tu mi apri la portiera perché sei una persona gentile, o se tu mi, ho, mi versi da bere perché hai versato da bere per te e hai già in mano la brocca e quindi versi da bere anche per me, eh, grazie, torniamo a fuoco. <ride> uh, io non è che mi metto a fare il circo perché, come ti sei permesso, posso versarmi l'acqua da sola. Eh, ti dico grazie. <ride> sì, comunque Argentero, top maschio bianco alfa, sfigato, è, è italiano proprio. Almeno da questa intervista. Eh. Sì, sembra che abbia una concezione molto retrograda dell'Argentero, ripeto, stiamo sempre parlando di un'intervistina. È pure vero che, secondo me, cioè, uno come lui in Italia... Ha tutte le buone ragioni per convincersi delle stronzate che dice, cioè penso che le donne gli caschino i piedi e quindi lui c ha, c ha questa super ideologizzaz ideologi ideologizzazione. Ideologizzazione: non riesco più a parlare stasera. Ideologizzazione, no. idealizzazione di se stesso. Uh, e quindi si sente questo maschio super eh, potente che deve dominare con il suo fallo le donne. Ti dico grazie. Idealizzazione, sì sì, scusate, scusate, sono un po' stanco. Sì però. Disney si è entrata nella chat. Ho oh, regalato tutto il giorno che parlo. È tutto il giorno che parlo, è la seconda live. Sei lo stesso che ha detto queste cose qui. Io comincio a pensare che tu non lo stia facendo per gentilezza, tu lo stia facendo per cavalleria. Questo significa che tu non, non terresti la porta aperta a un tuo amico o oh, eh, non verseresti da... vabbè si sì, è cringe però effettivamente cioè non è che io sto in macchina con Simone Simone scende e mi apre la portiera tipo che ma no, così non puoi scendere Davide cioè... boh. è un po' cringe sì. si chiama educazione sì vabbè sarebbe una scena epica. dire al tuo commensale perché lo fai non perché sei gentile, lo fai perché io sono una donna e quindi devo essere trattata in un certo senso. C'era una battuta su sta cosa? Se un uomo apre la portiera della propria macchina alla donna, una delle due è nuova. Toppa battuta Ma Prendiamo una frase che aveva detto prima, beh, ricevere le attenzioni che sono dovute a una donna. E, e tutto torna, no? Ecco, eh, no. Nel senso, io capisco che da fuori possa sembrare. cringe uh, strano che una Cringes. donna si arrabbi se qualcuno le tiene aperta la porta. Perché uno dice: Ma scusami, cioè, non è che ti ho dato un calcio nel sedere, ti ho tenuto aperta la porta. Anzi, cioè, dovresti essere contenta che faccio queste cose perché tu sei una donna. In realtà, questa gentilezza rientra proprio nel sessismo benevolo di cui parlavamo all'inizio e ha un rovescio della medaglia. E il rovescio della medaglia è che tu mi tieni aperta la porta perché mi fai, mi fai passare perché tu sei quello forte e fai questo sforzo per me perché io, poverina, da solo. Sì, vabbè, però non è che ogni singolo gesto va estremizzato così, porcacciala. Una rimma. Cioè Semplicemente una donna ti può dire a zì, cringe che mi apri la porta Faccio da sola, me rompe il cazzo Anche se non c'ho il cazzo E finisce lì Cioè non è che ogni donna Se fa il problema Oddio non mi aprire la portiera Perché sennò Cioè veramente il retaggio maschilista sta portiera proprio Cioè fermate Me la apro da sola Cioè non è che devi imporre La tua potenza sessuale Nei miei confronti e prendomi la portiera Azzì Mara ti chiedo scusa Ti considero una persona antipatica Marra e piena di sé Ma io sono quello dei pensanti Ti consideravo una persona ah, ti antipatica e piena di sé, Ma stavo sono quello dei No Satti. in realtà stavo per dire Stavo per dire Finché paghi puoi anche pensare che io sia dei pensanti no? Mi fa molto piacere in realtà Questo è il commento più blasonato che mi fanno Cioè proprio io, First comment è questo Marra pensavo fossi un depe Lui era un depe E poi mi sono ricreduto Sei veramente un coglione cioè, vabbè, qua proprio abbiamo estremizzato. Io ho mai vista una situazione del genere. Secondo me è come minimo fantascientifica sta cosa. Cioè, veramente, ragazzi. Ma vi immaginate la scena, no? Cioè, io vado là, apro la portiera a cima trape. Forse lei si sì, fa, però lo fa per presa di posizione, non perché lo pensa. No? Vado là, apro la portiera. Cioè, ma scusa, ma che si fa? fa'? Oh, vabbè, ho aperto la portiera, insomma, una gentilezza, una curiosità cioè ma, ma come ti permetti cioè, non è che vuoi imporre la tua figura di maschio sopra di me dimostrandomi che cioè, sei quello forte ma se so, apri da sola la portiera ce l'ho la forza poi tipo, non riesci a aprire la portiera <ride> non la posso fare. Le donne non si toccano neanche con un fiore. Tutte queste frasi sulla fragilità della donna, la, la santità della donna, hanno il rovescio della medaglia che non veniamo percepite come delle persone, veniamo percepite come delle cose, spesso come delle proprietà che hanno bisogno di Vabbè, il fatto della proprietà sono d'accordo, ma non è la portiera. È una stronzata. Se una donna si gringe, se gli apri la porta a canna ma è una gentilezza, come può essere una gentilezza la donna che ti fa un pompino appena sveglio. Ma non è che è obbligatorio. Se uno non gli va, a un certo punto dice, ah sì, grazie per il pompino, gentilezza, curiosità, però non mi va. E finisce lì. Non è che mi metta a die, eh, ma sto pompino, è un retaggio del, del patriarcato. Cioè, non è possibile che ogni mattina mi svegli con la tua bocca sulla mia cappella. Pure con ingoio E mole vuoi tutte però tesoro E sa tenere al tuo posto Cioè so cose di comunicazione Ognuno farà il cazzo che vuole Già il discorso Della donna se tocca manco con un fiore ma pure quello è stupido in realtà Cioè si dice la donna si tocca come un fiore Non perché è debole rispetto all'uomo Perché fisicamente è più debole Poi certo trovi la donna bestione Trovi la donna transona che è enorme Oppure semplicemente una che si allena Che è tre volte me La magari dici oddio aspetta Però sta cosa che le donne si toccano Manco come un fiore come funziona Perché in effetti Ecco facciamoci una domanda intelligente Come funziona? Donne rispondetemi un attimo Cioè il discorso della donna non si tocca neppure con un fiore è dato dal fatto che la donna di base è meno forte fisicamente, no? Giusto? Ma se c'è una donna più forte di me, come la mettiamo? Oppure, se una donna c'ha il cazzo, gli posso menare? Questo è complesso, no? Si chiama Buon Galateo, non in posizione. È naturale che l'uomo si senta un leader nella coppia. Sì, ma poi si cambiano quelle cose volendo. Eh. La donna non si tocca nemmeno con un fiore. Ok, allora gli tiro l'ortica, fattuale. Stoppi troppo il video, anzi. Ah, sì. Si faccia i cazzi suoi. Qui i tempi li decido io. Perché io i tempi del Cerbero podcast ce l'ho in testa. Quindi non picchiare le donne è sessismo. Eh, cioè nel senso se una donna, allora facciamo utilizziamo la logica scematerape. Utilizziamo la logica scematerape. Dunque. Teoricamente siamo uguali, giusto? Secondo quello. Che... Ah! Grazie Guerra, 10€, sposta allora, oh. quanti soldi che stanno a fare. dai io così. Oh, magari è successo. Dunque, 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 ragioniamo, utilizziamo il potere della logica marresca. Allora, Ciamadraba dice: Aprire la portiera è un retaggio. Le donne non si toccano neppure con un fiore, un retaggio. Mm. Quindi, scrollandoci il retaggio e basandoci unicamente sulla fattualità delle cose, mm -hmm, la portiera si può aprire o non aprire come a seconda della preferenza donna della donna, grazie, questo. Jostar. E il fiore? Cioè, il toccare con un fiore? Leviamo il retaggio, quindi leviamo quella frase spiacevole delle donne, non si toccano solo con un fiore, perché è un retaggio maschilista, e mettiamo il retaggio normale. Nessuno si tocca in teoria, però nessuno si tocca in senso di violenza, però se capita una violenza come capita nella vita, perché non è che esiste solo il mondo paradisico, dice diciamo, che succede? Se una donna grossa, più grossa di me, culturista, mi picchia, che faccio? No, le donne non si toccano nemmeno con un fiore. No, posso rispondere, giusto? come giustamente una donna può dire non voglio che mi si apra la portiera posso dire io non voglio che il patriarcato mi imponga di non toccare una donna più forte fisicamente di me boom top logic see. oppure io sto con una ragazza trans vabbè che poi in realtà uno del cazzo è influente quindi una ragazza No, uguale una ragazza più forte più grossa di me una culturista una bestia o al mio pari che devo fare io posso no. giusto Siamo d'accordo, no? Rispondetemi. Cioè, a livello logico, è corretto questo? Autodifesa? Eh, cioè, raga, questo. Così confusa col pistola su. non è così, ok? Noi donne non abbiamo bisogno di protezione, non necessitiamo di attenzioni particolari perché siamo donne. Tutti quanti necessitano di attenzioni particolari perché siamo tutte persone. Allora poi, non dire, come spesso dici, eh, ma uh, le donne non possono andare in giro di notte perché... Giustamente lei dirà, beh è un problema della società. No, cioè sì, ma non è soltanto il fatto che sia donna ad essere più in pericolo di un uomo se passeggia la sera da sola. È un fatto anche di forza fisica. È successo l'altro giorno ho visto su Instagram che a Fishball gli hanno fatto tipo la borsetta per la terza volta. Ma l'hanno fatto a parte perché è ricca. Ma perché è più debole? Prova fama a fare me a borsetta. Magari ci riescono pure, ma ci pensano due volte. Tra me e la donna scelgono la donna perché è meno forte. Grazie Arcadio. Però tra me... Uh... Una donna enormemente muscolosa. Ed un goblin che pesa 20 kg. Magari lo scippatore sceglie il goblin che pesa 20 kg. Giusto? Quindi ci sono delle differenze fisiche di base e quindi non ignoriamole. Il fatto di toccare una donna come un fiore, secondo me, ci sta come ipotesi generale perché la donna di base è più debole. Non ho mai capito se è vero una leggenda del fatto che ha origini uboriane. Sì, è vero. Quindi, se la porta me la tieni aperta perché sei una persona educata. Perché gli uomini hanno borsette, ma come no, tutti stanno in giro col borsello. Entro da Gucci con un borsello a forma di razzo, lo tengo vuoto. Come? La tua testa di cazzo. Ehi, la terra stai aperta anche per il tuo amico. Se invece la tieni aperta solo se c'è una donna, eh, precisazione, spesso solo se è una donna che eh, ti porteresti a letto. Fabbè sì, ma, cioè, ma che cazzo vuol dire? Ma è chiaro che avrò più attenzioni con una che mi voglio scopà. Ma come voi, eh? Cioè, scusa un attimo. Shim Drap. Tu ti truccherai, ti vestirai in maniera diversa se vuoi uscire con me per trombarmi o se vuoi uscire con la tua amica o il tuo amico innocuo. Ma che cazzo vuol dire? Anche voi Vi fate la ceretta inguinale O lo sbiancamento anale Se volete scopare con uno quella sera Cioè avete delle differenze Cioè sì Non è che ogni cosa poi sta così Oddio Cioè solo se me vuole scopare Mi apre la porta Cioè ma dai Sì Ma poi magari è un amico? Ma ti pare che vada a aprire la portiera della macchina un amico? Ma che è sto cringe? Cioè eh, mascolinità tossica hai paura per la tua virilità ma no ma è anche un costume cioè alcuni no, parliamoci chiaro alcuni costumi ok sono anche belli da mantenere no? un po' la cavalleria quella spontanea genuina è anche bella no? io amo quei racconti poi certo non bisogna esagerare come diceva lei eh, la damigella in pericolo l'uomo forte che la salva dal dragone e il dragone è il mio cazzo, quindi la salvo da me stesso. Non esageriamo, però. Uff, easy, easy. Cioè, non è che tutto diventa una lotta. Basta questa visione disparitaria del mondo. Facciamo pace tra noi. Comunichiamo. Tutto bianco o nero. Ah, se apri la porta a una donna, devi aprirla. Grazie, Eros Borra. Se apri la porta a una donna. Devi aprirla anche un tuo amico e anche se uno che non ti vuoi scopare, ma saranno cazzi miei come mi comporto. E La mia condotta non è che è per forza sintomo di un uh, retaggio maschilista negativo, o meglio, può anche essere un retaggio, ma non è per forza negativo. Perdonami Davide, ma non riesco a capire come tu possa ergerti a uomo di cultura, grande oratore. Ferrori Cramolosi continua ad esempio si pronuncia... Ma tu sei veramente coglione. L'ho detto oggi che ho sbagliato a pronunciare inficia. Mamma mia, oh. durante la vision More sei cagliofo e millantatore, vabbè ah, ok è un troll, cioè rispondiamo a questo coglione proprio velocissimamente poi ti banno, ah, se non ti banno, puoi fare due critiche. Secondo te, io sto circa 4 ore al giorno davanti alla videocamera in diretta e non posso sbagliare un accento, pezzo di merda, Pizzo di merda, di, mer di, mer di merda, eh, coglione, cioè una persona che ha cultura non può sbagliare. Imbecille, cioè non è che cultura equivale ad onniscienza, anzi a, a non, non errare mai, pisciazz e poi un'altra cosa, pezzo di merda. Vabbè, un troll comunque. Scialla, coglione, <ride> ci ho fatto un errore perché ho volevo dire ilarità. Vabbè, ma a parte che io metto pure giustifica Ma vaffanculo è un errore Ne facciamo tutti gli errori E fate bene a correggermi Ma già ha corretto Simone Quindi inutile che arrivi qua Un uomo di cultura Sì Sono un grande uomo di cultura Un grande uomo di cultura Con un pezzo di merda come te O oh, Che pensi potrebbe venire a letto con te Perché ho Vabbè ragazzi Ma non è che sono permaloso Sto fa' per fa' show Dai madonna mia Ma ogni volta tocca spiegarvi tutto regà Basta Io ormai sono il meno permaloso di tutti cioè, forse all'inizio un pochino perché devo capire il pubblico si fa per giocare, ho citato adesso Sgarbi Cioè, dai raga è show, stiamo a divertire La trasmissione per alzare un po' i toni ma mi pare che me la prendo cioè, sarebbe anche paradossale che io me la prendessi perché uno mi ha detto Marra hai fatto due errori oggi su quattro ore di live beh, scusatemi se non sono infallibile No, ma che arrabbiare raga scialla, ma si fa per intrattenere anche i comportamenti cambiare radicalmente uomini che prima erano gentili, carini, servizievoli cambiare completamente eh, comportamento quando hanno capito che piuttosto mi ci sarei piantata il basilico mm? quindi va e questo è tutto un altro tema grandissimo per chiudere per perché trombare... il tema è pure tu hai comportamenti diversi con uno che ti vuoi trombare rispetto ad uno che non ti vuoi trombare o è un tuo amico non diciamo stronzate non mettiamo il maschilismo e il femminismo dove non c'entrano una cappella. Perché so, tu di... ti comporterai in maniera diversa con un tuo ipotetico. Ti comporteresti in maniera diversa con un tuo ipotetico capo aziendale. E non ti comporti allo stesso modo con il tuo amico. Sì, troppo lungo. Per chiudere. Um, io non ho un problema con Luca Argentero in quanto Luca Argentero. Non credo al capro espiatorio. Non credo alle gogne mediatiche. Uh, non penso che la soluzione sia andare da Luca Argentero e dire: "È sì, schifo! No, trovo che sia molto inutile comportarsi in, un certo, in questo modo. Uh, io credo che quello che ha detto Luca Argentero. Intanto, credo che Luca Argentero non sia consapevole di aver detto delle cose così pericolose. Io credo nella buona fede di questa intervista. Ma le cose rimangono pericolose. E, e poi sono certa perché ne ho conosciuti tanti e tante. Il maschilismo non riguarda solo gli uomini, così come il femminismo non riguarda solo le donne, e, tranne che il femminismo vuole la parità, il maschilismo dice che gli uomini sono meglio delle donne. cose <ride> diverse, sono simili, non sono affatto simili, non sono una al contrario dell'altra, tutt'altro. Uh, ci sono moltissimi uomini e moltissime donne Che la pensano in questo modo Il problema è culturale Il problema non è di Luca Argentero Qual è il problema di Luca Argentero In quanto Luca Argentero Che lui ha un pubblico enorme E io vorrei chiedere Alle persone che hanno un grosso pubblico Più responsabilità Nell'uso delle parole Lo chiedo anche a te Cime da rap Hai un pubblico non enorme Perché non esageriamo È un tuo pubblichino Pubblichino un pubblicuccolo, un pubblicuccolo. Hai un tuo pubblico, utilizza bene le parole, le parole sono importanti. Nanni Moretti, docet. Perché? Perché se io dico una cavolata, o faccio una battuta che può essere sessista, razzista, omofoba, e la faccio con i miei due amichetti, è brutto lo stesso, ma il danno è limitato, mettiamola così. Se io ho un pubblico ampissimo Vabbè, e parlo, a cazzo. ci sono tante persone che mi ascoltano, magari tante persone che hanno una stima tale di me da prendere come oro colato qualsiasi cosa io dica. Quindi in questo modo stiamo facendo controinformazione, stiamo abbassando il livello culturale delle persone, perché le persone cominciano a dire ah, quindi è molto poco femminista, lui ne parla in termini positivi, quindi essere femminista è una roba brutta, questa ossessione per la gender equality significa che non è. Il tema, il macro tema che qualsiasi ricerca vi dice che sarà tra pochissimi anni e ci stiamo arrivando, e lo vediamo, guardate il movimento MeToo, quella volta che stiamo parlando di questo tema finalmente, ma è una scocciatura che qualche femminista pelosa ha deciso di portare sul tavolo perché, perché aveva finito gli slogan. Questo è pericoloso, perché non è vero. Le cose che sono state dette... Sono inesatte. Far passare il femminismo come qualcosa di negativo è inesatto, ma non è perché lo dico io che sono nessuno, è perché ci sono gli studi sui gender studies, cioè è una, è una materia. Vabbè, il fatto che ci siano degli studi, una materia, è un conto. Il fatto che quegli studi vengano strumentalizzati per fare anche discriminazione è un altro. Quindi non è che cioè io non, non credo a questa cosa buono. È cattivo, cioè, allora io sono femminista, quindi sto nel giusto perché gli studi mi dicono che è giusto. No, gli studi magari possono rilevare delle cose bisogna vedere come utilizzi quegli studi. E poi, di study, bisogna vedere che tipo di propaganda fai. Molte volte hai detto stronzate e ti ho contraddetto dal mio punto di vista, ovviamente. Stronzate dannose. Non è. Come lui mi tira, non è com'è il vento oggi? Sì, allora oggi dico questa cosa: non è, mh, non è relegabile all'opinione. Non tutto può essere solo un'opinione, ok? Perché io non posso dire che la mia opinione è che eh, in realtà l'acqua non bolle a 100 gradi, ma, ma può bollire anche a 10, ma dipende. Raga, di base l'acqua bolle a 100 gradi. E se ti dici che non è vero, non puoi dire semplicemente non è vero, me lo devi dimostrare, questo che succede quando si parla di scienze, e le scienze sociali, fino a prova contraria, rimangono comunque delle scienze diverse. Sì, ma, ma le scienze di cui parli, tesoro, sono anche cangianti nel tempo. Sappilo. 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 C'erano anche studi sulle disparità razziali, sulla razza ariana, sul fatto. Che il cranio di alcuni negromanti fosse predisposto al servilismo. Non sono solo delle opinioni. Quindi io vorrei chiedere a Luca Gentero, ma a tutte le persone che hanno un grosso pubblico, soprattutto personaggi pubblici che vengono a ascoltati. Grazie uomo con il link da cui mi dissocio. A parte che basta cambiare la pressione per far bollire l'acqua anche a meno, però vabbè. Non sono scienze dure che si basano totalmente sul metodo scientifico. No, più che altro. Cioè, nel senso, non, non è che se uno studio dice una cosa, allora a prescindere chiunque abbracci quella tipologia, cioè quella ideologia ha sempre ragione. Cioè, lei applica questo metodo. È eh, scienza! Tu hai torto e ho ragione. In questo caso, secondo me, ci sta la critica ha fatto argentero, eh, per carità. Poi l'ha condita dalle sue stronzate che abbiamo contraddetto: per carità. Da centinaia e centinaia di persone di avere più responsabilità nell'uso delle parole, perché non è una colpa essere ignoranti su certi temi, nessuno può sapere tutto, mi sembra evidente. È una colpa, però non farsi carico di quell'ignoranza e nonostante l'ignoranza in materia blaterare comunque e dare la propria visione del mondo che dovrebbe essere supportata da studi e dati e invece ci si fa bastare il fatto che vabbè ma questa è la mia esperienza mi si è scaricata la batteria lo prendo come un segnale che devo tagliare quindi taglio tanto il discorso è chiaro Vabbè, siamo d'accordo, però cioè, non è che può parlare Cima della Raba perché ha studiato queste cose, poi. perché uno può studiare delle cose e utilizzarle comunque in maniera errata, e eh, volutamente, cioè consciamente in maniera errata. È giusta per lei. Utilizzi determinati studi. Uh, per combattere una battaglia di principio, una battaglia comunque sessista. Non è che se metti il foglietto degli studi davanti, allora, ragazzi, questi sono gli studi. C'ho ragione a prescindere. Cioè, dipende di cosa stiamo parlando. In questo caso, no, in questo caso dipende. Cosa dice. Esiste anche la logica. Non stiamo parlando di scienza come potrebbe essere la matematica, ok? O la fisica quantistica. Cioè, qui parliamo di relazioni, parliamo di società, è una cosa un po' diversa, per carità di Dio, meno male che esistono gli studi, ci servono però quegli studi per leggere anche la realtà, associati alla logica, associati alla storia, a tante cose. Alla storia nel senso che vedendo anche gli errori del passato capiamo sempre di più la psicologia, per carità, la natura umana, quello che volete, eh, capite? Considerare caso per caso, ovvio, ma certo, certo. Lo studio è solo un foglio che attesta la tua preparazione. Sì, ma anche la preparazione di Cima e Draco in, in questi campi sarà eccelsa rispetto a me. Io, zero, lei mille. Eppure, se facciamo un discorso, di, di, un discorso logico, io sono sicuro. Sicuro, non che vinco perché non è una gran battaglia, ma che lei si contraddirà in un ipotetico dibattito. Secondo me, lei si, si contraddirà tante volte. Perché eh, inevitabilmente questa mentalità porta delle fallace logiche. Oltre al fatto che eh, secondo me lei, e questa è una mia illazione, utilizza in modo strumentale queste sue conoscenze. Ma questa è una mia illazione. Non possiamo farci bastare l'opinione. Giusto, per questo è anche scientificamente provato che l'uomo è fisicamente più prestante della donna, ma se glielo, se glielo dici si offende. Sì, ma capite, cioè la scienza, per quanto riguarda alcune. Ma anche, anche la scienza, no? La scienza, guardate che i dati, le prove fattuali Possono essere utilizzate Possono essere portate in maniera anche sbagliata eh? Cioè guarda che leggere dei, da dei dati Si possono interpretare alcune cose eh? In maniera volutamente ehm, In maniera volutamente dolosa Come possiamo dire E Quindi, cioè, mi sembra un po' una scusa Capito? No vabbè ma sì forse Per logica è così ma io ho gli studi No, cioè entriamo nel merito Di quello che stiamo dicendo Fatti, poi lui, la scienza è in continua evoluzione, anche degli studi dietro cioè è è, lo stesso Stephen Hawking ha uh, messo in discussione e poi cancellato del tutto delle teorie che lui stesso aveva fatto. Capite? Io non sono Poi so. Con scienze sociali. Team, parliamo di scienze eh, sociali. Continua a fare le tue cose e non occuparti di altro. Uh, ad esempio, avete presente? Quando S i cantanti parlano di politica, arriva sempre il genio di Vabbè, tutto Vabbè, mi sono rotto il cazzo, tanto il discorso è chiaro. Ok. Ah, mi sono annichilito. Ah. Cioè, sto Sto strisciato per terra tra un po'. Mamma mia, che fatica, ho sudato come un maschio bianco etero mentre tromba. <ride> ah no, scusate, no, no. no io passivo. Che non vorrei poi essere troppo maschilista. Lo, lo prendo, lo prendo dalle donne con lo strapone. No, no, almeno cioè, i ruoli ogni tanto. vanno no, 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 non si può. Cioè, basta con questo cazzo dritto che stai là in firma. No, passivo. Almeno fa tutta la fatica. La donna e basta. Cioè, tanto la prostata è solo uomo. Allora, ragazzi, buonanotte. Ci siamo detti tutto Ci siamo fatti questa ennesima cavalcata. Contro il depensaggio. Devo dire, però, che oggi ha depensato meno del previsto. Adesso eh. conto, vi ho fatto pure un applauso scrosciante a scena aperta. Cioè, vedete, la mia onestà intellettuale viene fuori e basta. Buonanotte. Buonanotte, notte e notte oramai. Tardi e tardi, lo sai. molto bene non mi taglierò le vene mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte sono a casa in catene gli altri escono tutti insieme ecco un podcast di che presso cambia.